giovani in Italia sono molto forti, stanno crescendo bene, alcuni sfilano, altri fanno delle presentazioni. Non esiste una modalità unica di mostrare le proprie collezioni per un giovane. I giovani sono in qualche maniera anche più aperti a presentazioni diverse. Ce ne sarà una molto interessante quest'anno, per esempio di Attico, al Garage Traversi. Cioè, ci saranno, i giovani stanno cercando anche delle modalità nuove di mostrare i loro progetti. E poi comunque rimangono anche le sfilate, ce ne sono tante di giovani che stanno crescendo bene in Italia. Il lavoro dei giovani nella moda è basilare, sono loro che portano avanti la moda, a volte poi lo fanno anche costruendo dei progetti magari di nicchia, ma che sono veramente importanti, altre volte diventano poi dei grandi brand, ma in ogni caso senza la linfa vitale dei giovani, senza lo sguardo al futuro, senza un rapporto con quello che succede nel mondo, anche fuori dall'Italia, che i giovani sanno intercettare molto bene. Quello che succede alle nuove generazioni può essere raccontato meglio da uno che delle nuove generazioni fa parte. Quindi i giovani sono vitali, essenziali per la moda, e non sono solo quelli che noi vediamo nei brand dei giovani, ma in tutti i grandi marchi, insomma, ci sono tantissimi giovani che ci lavorano. La moda non va avanti senza giovani. Siamo contenti di essere una industria che ha al suo interno tantissimi giovani, tantissime donne, che è attenta alla sostenibilità sociale, che è attenta al futuro, che è internazionale, che non guarda alle razze, ai colori, alla sessualità, alle religioni, un'industria che accoglie l'uomo in quanto uomo, e quindi, insomma, secondo me il messaggio della moda è un messaggio altamente positivo anche per i giovani stessi e anche per i ragazzini che crescono. È importante che crescano con dei valori positivi come quelli che la moda esprime. È un calendario denso di appuntamenti, perché sono 173 in pochissimi giorni, in 6 giorni, un calendario dove ci sono tante modalità di apparire, è un calendario che racconta lo sforzo che viene fatto per realizzare delle collezioni incredibili, pazzesche, e che può essere fatto solo dall'industria italiana, non ce ne sono altre al mondo, così flessibili, così creative e così pragmatiche allo stesso tempo. È un'eccellenza che tutti ci invidiano, dobbiamo tenercela molto molto cara, perché per il momento è unica al mondo. Riguardo al ritorno di Gucci, che dire? Gucci è andato a Parigi dicendo che andava per una stagione, perché era un po' un progetto complessivo che faceva parte di quel percorso creativo di Alessandro Michele. Torna a Milano stabilmente, come era stato detto, come era stato promesso, e quindi lì era e lì sta, nello stesso spazio e posto che ha occupato in passato nella nostra settimana. Siamo tutti molto contenti, perché in questo momento sicuramente Gucci ha una forza importante per la settimana.